Buongiorno a tutti e buona domenica innanzitutto. Credevate sicuramente di trovare il senatore Gasparri stamattina, onorevole, ma cosa che avrebbe sinceramente gradito anche a noi, perché lo volevamo ascoltare, ma nel rispetto delle regole e senza usare arroganza, quella che purtroppo ha fatto il PDL in questo caso. Avevano il bambino ed erano convinti di avere anche la culla, onorevole. Poi hanno perso sia la culla e quindi il bambino se lo sono portati altrove, mi dispiace. Quindi ascolterete il comizio di Futura Libertà e subito dopo il comizio di Serra, che sono forse, perdonatemi la poca modestia, gli unici due partiti che ancora continuano sul territorio non solo a fare la politica e non gli affari della politica. Se avete tutto questo timore nei nostri confronti, se siete convinti di poter vincere, non c'è bisogno che stiate a pensare a queste piccolezze, a queste bassezze. Fate tranquillamente la vostra campagna elettorale, che i cittadini, se siete stati bravi, vi premieranno sicuramente. Era doveroso che io dicessi queste cose, ma come abbiamo sempre detto dal primo giorno, è giusto lasciare in questi comizi, in questi momenti, in queste situazioni di contatto con la cittadina e con il pubblico, i nostri candidati. Adesso ascolterete quella che è la più giovane candidata delle nostre liste. Una ragazza di 19 anni che ha deciso con coraggio di mettere la propria faccia e la propria freschezza a disposizione di tutti. Giusy Domiglia, grazie. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giusy Domiglia, sono una studentessa del liceo di Einstein di Mottola. E niente, la mia scelta è stata quella di far capire finalmente ai giovani che se non iniziamo noi in primo luogo a dare spazio, ad entrare a far parte di, come nel caso del Friuli, una famiglia, ho trovato io, non persone che si credono qualcosa in più, sono esattamente persone alla mano come tutti noi, sono delle persone che mi hanno accettato proprio come una loro figlia. E quindi io sono orgogliosa di aver fatto questa scelta, di partecipare con loro. Oggi voglio dedicare 5 minuti nel parlare sull'agricoltura, visto che sono una figlia di un imprenditore agricolo. Allora, le istituzioni comunitarie hanno mostrato particolarmente attenzione nel settore agricolo in quanto favorisce una specie di ruolo chiave nell'attività economica produttiva dell'Unione Europea. Inoltre favorisce la coesione sociale e anche territoriale, svolgendo un compito determinante nell'assicurare la sopravvivenza delle campagne. Luoghi di vita sono luoghi di lavoro ma anche di svago. Le imprese agricole nel territorio mottolese rappresentano circa il 42% e quindi favoriscono una bella fetta nell'economia, nel turismo e nell'attività sociale. Investire sull'agricoltura significa dare in qualche modo qualcosa per sopravvivere, ma significa anche ridare una specie di dignità alle persone che lavorano 24 su 24, senza un giorno di ferie. Inoltre, voglio far capire a tutti i mottolesi, a tutti i cittadini qui presenti, che la natura bisogna bonificarla, non inquinarla, bisogna bonificare le immense quantità di terra inquinate e distrutte, ridotte a discarica e cielo aperto, che fanno veramente, scusatemi il termine, ma fanno veramente schifo, non si possono vedere i terreni pieni di discariche, pieni di immondizia.
è che non valorizzano più la natura, ma valorizzano solamente inquinamento. Inoltre, dobbiamo migliorare i servizi e le infrastrutture, la rete idrica e l'illuminazione, garantendo la copertura della rete cellulare, rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza delle persone, dei macchinari, utilizzando i fondi europei con trasparenza e legalità. E con questo voglio concludere dicendo alle persone qui presenti che dovete fare una scelta, e sì, il 7 maggio, di coraggio, ma soprattutto col cuore, e cercare di cambiare Mottola finalmente, dando fiducia ai giovani, perché nel nostro gruppo siamo giovani ma maggiormente donne. Le donne devono far vedere ai cittadini di cosa sono capaci, perché abbiamo una marcia in più e quella marcia la dobbiamo dimostrare a tutti i costi. Bene, adesso un brevissimo intervento del capolista di Nuova Mottola, Mino Todaro. Signori, buongiorno. L'altra sera, quando sono sceso da questo palco, degli amici si sono avvicinati e mi hanno dato la mano, si sono congratulati con me e mi hanno chiesto, dice, ma perché sul palco tu sei stato moderato, sei stato tranquillo, placido, calmo? Ho detto, ma sicuramente sarà il mio carattere, però poi me ne sono accorto ieri sera che il mio carattere non è quello, innanzitutto è ben diverso, perché ieri sera sono stato offeso personalmente dal dottor Angelo Lattarugo, quando lui ha parlato di traditori, di nemici che si trovano nella coalizione di Futuro e Libertà. Carissimo dottore, io faccio parte della coalizione di Futuro e Libertà. E quando tu hai parlato che dal 98 stai facendo politica, beh, io ho 42 anni e mi ricordo che sono 20 anni che voto sempre te, io, la mia famiglia, e sono andato pure a chiedere i voti per te, alla gente, che la gente effettivamente mi considerava come un professionista, però nell'ambito lavorativo, quando andavo per fare un lavoro a casa della gente, io chiedevo un voto per te. Ieri sera tu personalmente, dottor Angelo Lattarugo, hai detto che io appartengo a quella categoria di nemici, di traditori, e voglio puntualizzare un piccolo aneddoto, un piccolo particolare, che quando tu l'ultima volta ti sei messo in lista per le regioni, io sono stato avvicinato da un tuo alleato che adesso si trova nella tua lista, pregandomi di non votarti perché lui riteneva opportuno, o meglio dire, non eri la persona giusta, mi ha chiesto un voto per Chiarelli, non so per chi era esattamente, non mi ricordo neanche il Chiarelli, era lui, dicendomi che il dottor Angelo Lattarugo non sarà mai una persona capace di poter portare avanti un discorso sia regionale, provinciale oppure amministrativo locale. Questo è quello che mi ha detto questa persona che si trova nel tuo gruppo, carissimo dottore. Allora, quelle persone che l'altra sera si sono avvicinati nel chiedermi perché sono moderato, perché sono tranquillo, cosa, può darsi che in base alle situazioni, alle circostanze, una persona può cambiare d'umore. Sì, chiudo, domani. Tanto volevo dire solo questo piccolo... Scusatemi, ma non è mio carattere, non è mio carattere. Grazie, grazie. Purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, ma tanto abbiamo altri comizi e quindi potrete ascoltare la voce di tutti quanti. Adesso un passaggio breve del nostro candidato sindaco e poi naturalmente la chiusura dell'onorevole Patarino. Grazie. Buongiorno a tutti. Nel momento in cui il mio candidato dice io sono moderato, il perché sta nella nostra linea di condotta. Noi non siamo qui per fare polemiche, per accusare nessuno, siamo qui per proporci. Noi vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo proporre cose reali, pertanto quando io parlo di macello, quando io parlo di illuminazione,
non parlo di cose fantasiose, ma parlo di cose che è possibile realizzare nel momento in cui noi ci impegniamo nel reperimento dei fondi europei. E noi è questo che dobbiamo fare, chiedere professionalità, perché nel momento in cui noi andiamo nella casa comunale e ci circondiamo di esperti che possono reperire fondi in qualsiasi branca della nostra comunità, è chiaro che le cose si possono realizzare. Se però non ci impegniamo e non ci poniamo il problema, è chiaro che non potremo realizzare nulla. Quello che noi vogliamo fare, oltre alle cose che ho già detto nelle sere precedenti, è qualcosa di innovativo, è qualcosa che ci deve potenziare. E quando parlo di potenziare parlo anche della promozione associazionistica. Infatti dobbiamo dare strada alle associazioni, dobbiamo cercare di fare gruppo, di lavorare insieme, di far sì che la comunità sia unita e non parli appunto di traditori, ma di persone che in qualche modo hanno personalità e la vogliono esprimere. Perché se qualcuno vuole esprimere qualcosa, non può essere intaccato di persona che è diversa o tradisce qualcun altro, ma semplicemente persona che ha qualcosa da dire e la vuole proporre. E la vuole proporre in un gruppo come quello che voi state conoscendo, che è pieno di idee, è pieno di fatti, perché le idee devono corrispondere ai fatti ed è questo il nostro programma. Stamattina non voglio dilungarmi, ma in queste altre sere vi parlerò ancora del nostro programma, che non sono idee, ma sono propositi ideologici che noi abbiamo studiato a tavolino col mio gruppo, perché nel mio gruppo è vero, ci siamo noi, gente nuova alla politica, ma c'è anche gente valida con esperienza che ci sta trasmettendo valori, soprattutto di legalità e trasparenza. E Mottolesi, non rinunciate alla legalità e alla trasparenza. Passo la parola all'onorevole Patarino, che è a noi sempre vicino ed è il capogruppo alla Camera. Buongiorno. Grazie Angela, grazie agli amici della locale sezione di Futura Libertà. Io devo dirvi che questa mattina, a parte il sole che pure aspettavamo, ma non con questa forza con la quale ci ha accolti, non mi aspettavo di trovarmi su un palco in una così bella e stupenda cornice. Ho sentito la ragazza, ho sentito Giusi, che ha detto che dobbiamo come giovani guadagnarci il nostro spazio. Noi di Futuro e Libertà abbiamo iniziato la nostra battaglia politica perché volevamo che i giovani si prendessero lo spazio che essi meritano, perché soltanto i giovani possono realizzare il cambiamento, il rinnovamento che la politica attende da tempo. E se in passato noi abbiamo visto un rifiuto della politica, un disgusto nei confronti della politica, in taluni casi anche un comportamento ostile nei confronti della politica, soprattutto da parte dei giovani, è perché la politica non ha fatto quello che avrebbe dovuto per meritarsi la fiducia. Ed è giusto allora che i giovani prendano coscienza della loro situazione, si facciano avanti e con forza irrompano nella politica per diventare i protagonisti della politica. Noi non siamo persone moderate, noi siamo persone educate, caro Totaro, e noi siamo abituati, anche secondo un messaggio evangelico, a porgere anche l'altra guancia. E quando abbiamo porta la prima e poi abbiamo porta la seconda, non ne abbiamo una terza. Poi reagiamo, e reagiamo proprio nei confronti di coloro i quali dovrebbero adottare nei nostri confronti un atteggiamento di generosità, un atteggiamento di attenzione, un atteggiamento di riconoscenza. Perché io voglio ricordare a tutti gli amici di Mottola che se tradimento c'è stato, il tradimento non viene da parte di Futuro e Libertà, ma il tradimento lo hanno trovato spesso gli stessi
stessi uomini ex Forza Italia all'interno della loro casa di Forza Italia. Perché se è vero che l'amico Lattarulo, al quale io sono legato anche da vecchia amicizia, si trova oggi a fare il consigliere provinciale di Mottola, beh, non lo deve ai suoi amici ex Forza Italia, lo deve ai suoi amici ex Alleanza Nazionale, che gli fecero una campagna elettorale, perché era la campagna elettorale che noi dovevamo fare a un nostro alleato, e mantenemmo l'impegno dal primo fino all'ultimo giorno. Poi le vicende della vita, le vicende della politica, che non sono addebitabili a noi. Quando scoprimmo in Italia che la situazione precipitava, quando scoprimmo che in Italia c'era una crisi economica spaventosa, e fini osò presentarsi dal capo, da Berlusconi, per dirgli: guarda Silvio, non possiamo continuare ad andare avanti in queste condizioni, le nubi si addensano sull'Italia più che nel resto dell'Europa, le famiglie cominciano a soffrire perché non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, i giovani stanno soffrendo perché mancano il lavoro, le imprese chiudono, qualcuno comincia a suicidarsi, dobbiamo intervenire. E gli fu risposto: ma che dici, l'Italia è un paese di ricchi, è un paese di benestanti, tutti stanno bene. Forse pensava alla propria famiglia Berlusconi, pensava ai propri amici, non pensava agli italiani. Reagimmo perché volevamo dare alla politica il contenuto che la politica deve avere, volevamo dare le risposte alla gente, e quando non fummo ascoltati decidemmo di andarcene, e non abbiamo tradito noi, hanno tradito gli altri che, pur essendo stati nominati da Fini, lo stesso Gasparri, che era diventato il capogruppo del PDD al Senato, del PDL al Senato, non certo per sua volontà, ma perché Fini gli aveva consentito di diventare il capogruppo del PDL al Senato. Così La Russa era diventato ministro, così lo stesso Matteoli era diventato ministro, tutti quanti dovevamo a Fini la riconoscenza. E quando poi c'è stata questa scissione dolorosa, come tutte quante le scissioni che noi abbiamo sofferto e continuiamo a soffrire, mica ci piace vederci distanti l'uno dall'altro, e né ci sarebbe dispiaciuto in questa circostanza stare insieme. Che cosa avrebbe impedito al PDL, per fare il rinnovamento, di scegliere insieme con noi Angela Grussi come candidata sindaco? Tanti del PDL l'avrebbero voluta, tanti di Mottola l'avrebbero dovuta, e lo stanno dimostrando. No, c'era l'egoismo, c'era una forma di arroccamento all'interno di posizioni antiche che non possono assolutamente conciliarsi con le posizioni di questi giovani che vogliono il rinnovamento, che vogliono contare, che vogliono essere messi a disposizione, vogliono far vedere chi sono. Non sono i soliti di cui ci dobbiamo servire per attaccare i manifesti, o quando dobbiamo dire loro: ti prometto un posto di lavoro purché tu mi segua, purché tu dica alla famiglia di votare per me. Questo è ignobile, è questo che noi combattiamo. Vedete amici, noi stiamo facendo una battaglia che è una battaglia di rinnovamento culturale, di rinnovamento morale. Abbiamo bisogno in Italia, partendo dai piccoli comuni, partendo dai comuni importanti come Mottola, di una rivoluzione culturale, e le rivoluzioni culturali si possono avere solo quando vi partecipano i giovani, con il loro entusiasmo, con la loro passione, con la loro forza, con le loro idee, con la loro originalità, con la loro attenzione nei confronti dei problemi. Certo, chi scopre che l'ambiente viene deturpato, a chi sente dentro di sé questa storia che non può andare avanti, chi avverte il dolore, il fastidio di vedere i nostri terreni pieni di rifiuti, i giovani, a loro che noi dobbiamo ascoltare. Ed oggi abbiamo due strade, amici, perché si possa realizzare questo grande rinnovamento.
rinnovamento, questo grande cambiamento di cui ha bisogno l'Italia. Vedete, noi non abbiamo più le risorse perché l'azienda Italia vada avanti, noi abbiamo bisogno di intervenire perché non vogliamo parlare di chi ha determinato lo sfascio, il fallimento dell'azienda Italia, ma responsabilmente noi dobbiamo dire, dobbiamo salvarla la nostra Italia, dobbiamo difenderla la nostra Italia, dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, anche se noi personalmente non abbiamo alcuna responsabilità dello sfascio di questo paese, ma con molto senso del dovere e del rigore noi diciamo, affrontiamo le nostre responsabilità e diciamo quello che è necessario fare. Mancano le risorse e quando in una famiglia si comincia a vedere che le risorse mancano, che non si può andare avanti, che ci sono i debiti, che fa? Un buon padre di famiglia, riunisce tutti i componenti e dice, beh, attenzione, qui se vogliamo sopravvivere dobbiamo cominciare a tagliare, dobbiamo cominciare a ridurre certe abitudini. E quali abitudini si riducono? Quali servizi vengono tolti per prima? Quelli superflui. E se uno per esempio gioca alle macchinette, gli si dice tu da domani alle macchinette non giochi più, perché non è utile che tu giochi alle macchinette togliendo i soldi alla famiglia, e la famiglia ha bisogno di quei soldi per poter sopravvivere. E se poi uno ama le macchine di lusso e gli si dirà, ascolta, tu sarai un po' calmo, le macchine di lusso non potrai più averle perché abbiamo altri bisogni a cui guardare. Oggi l'Italia che deve fare? Dopo aver tirato tanti soldi dalle tasche di tutti gli italiani, degli italiani per bene, degli italiani onesti, quelli che sono abituati a pagarle le tasse, e poi si scopre che l'Italia ha una mafia il cui giro di affari è di 150 miliardi, e poi si scopre che il giro della corruzione è intorno ai 60 miliardi, e poi si scopre che il sommerso è pari a un 30%, e poi si scopre che 260.000 auto, il cui prezzo è di oltre 100.000 euro, è intestata o a nullatenenti o a ultraottantenni o a società di comodo. Beh, quando si scopre tutto questo, è giusto che il cittadino che ha pagato per tanti anni, che ha pagato da sempre, è giusto che i giovani che vogliono affacciarsi alla vita, che vogliono realizzare il loro futuro, che vogliono mettere su famiglia, che hanno bisogno di una casa, che hanno bisogno di un lavoro, reagiscano, sì, anche con la forza, anche arrabbiandosi come si arrabbiano i nostri giovani. E allora ci sono due strade: o c'è la strada dell'antipolitica o c'è la strada della buona politica, oppure per i folli c'è la strada della dittatura. Noi, la cui storia ormai è nota, arcinota a tutti, per le nostre esperienze passate, per coloro i quali si sono avvicinati a noi anche venendo da esperienze diverse, beh, noi diciamo che l'antipolitica non ci riguarda, perché seguire un grillo significa sfasciare tutto senza creare niente. Seguire poi l'altra strada, quella della dittatura, non ci appartiene, perché noi siamo per la libertà e ci battiamo per la libertà. E ci batteremo per la libertà nostra e per la libertà degli altri, di tutti quanti gli altri, anche di coloro che in questo momento non ci vogliono bene, anche di coloro che in questo momento vedono in noi il fumo negli occhi perché non siamo stati al loro servizio, perché non abbiamo voluto che essi realizzassero i loro progetti, che erano progetti che noi non potevamo condividere. Ecco allora che noi siamo per la buona politica. La politica fatta di progetti, come sta facendo Angela. È la prima volta nella storia che accade che in una campagna elettorale, più che altri sistemi, più che altri mezzi, i soliti, che noi conosciamo essere i soliti sistemi dei nostri avversari che girano per la casa con la pacca sulla spalla e con la promessa, sta dicendo noi abbiamo dei problemi, affrontiamoli in maniera culturale.
culturale. Dobbiamo studiarli i problemi prima di trovarne la soluzione, e lo ha fatto, lo sta facendo. E poi un progetto per il futuro di questa città, ma veramente voi pensate che una bella cittadina come Mottola, ambiziosa sul piano culturale, attiva sul piano economico, possa rimanere ferma, chiusa, perché gli amministratori non si sono mossi a dovere, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, perché non hanno risposto alle esigenze degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori? E allora qualcuno dice: ma voi che fareste? Niente, noi faremo soltanto quello che insieme con la collettività, di tanto in tanto incontrandoci, ritrovandoci, dobbiamo tentare di realizzare, parlando, certo, facendo un confronto con le associazioni. Non lo abbiamo fatto e concluso in questo momento. I confronti con la realtà economica e locale noi li faremo ancora dopo, quando Angela Grusti sarà sindaco e questi amici saranno consiglieri comunali e assessori, perché vorremmo continuare una battaglia di rinnovamento. Allora dicevo, o la antipolitica o la buona politica, fatta di provvedimenti, fatta di studi, fatta di attenzione, fatta di battaglie contro la illegalità. Vedete amici, esistono coloro i quali pensano agli affari, ci sono quelli tra gli amministratori che pensano agli affari che possono derivare per esempio dall'eolico, o che possono derivare dal fotovoltaico, o possono derivare ai rifiuti. Anche noi pensiamo agli affari, sì, ve lo dico oggi e ve lo sottoscrivo, noi di Futuro e Libertà pensiamo agli affari, ma agli affari vostri, amici di Mottola, e per poterli realizzare quegli affari abbiamo bisogno di una battaglia, che è la battaglia comune, che è la battaglia contro la illegalità. Vi parlavo di 150 miliardi in giro di affari della mafia, vi parlavo di 60 miliardi di corruzione, vi parlo di 80 miliardi di evasione. Allora combattiamo insieme contro la corruzione, contro le mafie, contro l'evasione, e troveremo le risorse per dare ai giovani la possibilità di lavorare senza andare al potente di turno a chiedere il favore. È mortificante, è umiliante che i nostri ragazzi vadano a bussare alla porta del potente di turno, il quale quando sta a genio li riceve e dà loro una speranza, che è una speranza evanescente, una speranza di una promessa che sa di non poter mantenere, perché non ci sono posti da dare. Cacciateli a calcio nel culo, amici di Mottola, quando vengono a promettervi posti di lavoro che non ci sono. E soprattutto voi giovani dovete reagire, perché solo in questo modo capiranno quelli che vogliono occuparsi solo del potere, quelli che vogliono occupare le poltrone senza interessarsi degli affari della gente. Beh, allora voi dovete reagire, perché noi dobbiamo combattere un'altra grave lacuna che oggi ci sta mortificando, una sciagura vera e propria rappresentata dalla emigrazione. Sì, noi stiamo riconoscendo un grande fenomeno, un fenomeno che pensavamo si fosse concluso nel Novecento, e invece un fenomeno che va avanzando con maggiori peculiarità, con maggiori difficoltà, perché prima ad emigrare sì era il giovane di Mottola, di Castellaneta, di Massafra, del Mezzogiorno, spesso era il meno attrezzato culturalmente, era colui il quale parlava stento il dialetto locale, che non conosceva le lingue, che non sapeva districarsi tra la gente. Oggi invece chi lascia le nostre città sono giovani diplomati, sono giovani laureati, i quali conoscono bene l'italiano, conoscono le lingue, sanno navigare in internet, si sanno disimpegnare. Questi, per studiare, per raggiungere l'obiettivo, hanno fatto spendere veri capitali ai propri genitori, alle proprie famiglie, che hanno fatto i sacrifici, intorno ai 100.000 euro è il costo di un diploma di laurea di un nostro ragazzo, che spesso se ne va al nord a studiare, dove poi ritorna perché non riesce a trovare in comuni come quello di Mottola o di Castellaneta o in provincia di Taranto ciò di cui ha bisogno per realizzare le proprie speranze,
cose, le proprie aspettative, i propri sogni. È qui che dobbiamo intervenire, è qui, cara Angela, che dobbiamo battere perché questi cervelli rimangano in Italia, rimangano nei nostri comuni a dare il loro contributo, perché solo quando le loro energie, la loro passione, la loro intelligenza, le loro capacità, la loro fantasia, il loro studio saranno messi a disposizione delle nostre collettività, noi vedremo migliorare in tutti i campi, anche nel campo della medicina. E su questo io mi avvio alla conclusione mortificante che una città come Mottola, che ha una grande tradizione sanitaria, si sia vista espropriata anche dell'unica realtà importante che aveva, era quella dell'ospedale. Noi abbiamo fatto le battaglie quando eravamo Movimento Sociale Italiano, in tempi non sospetti, le abbiamo continuate quelle battaglie. Per quanto mi riguarda, chi vi parla lo ha fatto e lo sta facendo ancora come segretario della commissione d'indagine sugli errori sanitari, ma noi non possiamo consentire che con un colpo di spugna una sinistra cieca, raffona, ignorante, incapace ha consentito che la sanità, soprattutto nella provincia di Taranto, fosse smobilitata. Noi continueremo a batterci perché le nostre intelligenze rimangano qui, noi continueremo a batterci perché la strada della legalità sia intrapresa, noi continueremo a batterci perché i cittadini che meritano vadano avanti e che rimangano indietro coloro i quali fino ad oggi sono stati al servizio del potere e che non hanno avuto nessun merito se non quello di servire o di leccare qualche personaggio importante della città. Questo è l'impegno che noi assumiamo. Poi, amici, saremo in grado di arrivare a fare il sindaco, saremo in grado di condizionare la scelta del sindaco, bene, saremo lì a vigilare perché tutto questo si realizzi, perché non ci siano scandali, che non ci siano porcherie, che non ci sia affare, che non ci sia malaffare nella pubblica amministrazione, per se poi non saremo in grado di condizionare o non ne vedremo le possibilità o non ne vedremo la necessità o capiremo che non si può andare avanti con altri perché gli altri continuano ad osservare vecchi sistemi. E allora, amici di Mottola, andremo a fare l'opposizione, la faremo con la forza che ci ha sempre contraddistinto, bloccheremo ogni tentativo di porcheria che la maggioranza può pensare di fare, faremo l'opposizione come un tempo si diceva i carabinieri, stando sul comune, vedendo le delibere una per una, osservando le delibere una per una, rispondendo alle esigenze della gente, rimanendo a disposizione della gente. La nostra sezione sarà l'ufficio all'interno del quale noi riceveremo tutti i cittadini che avranno bisogno di noi. Con questa premessa e con questo impegno noi vi diciamo: è arrivato il momento del cambiamento, cambiamo con Angela Crusti, cambiamo questa città grazie ai nostri giovani, facciamolo nel nome di Futuro e Libertà, facciamolo nel nome di un'Italia diversa, un'Italia più pulita, un'Italia che abbia credito nel mondo come è sempre accaduto in passato. Solo quando avremo realizzato, avremo fatto noi il nostro dovere e avremo realizzato anche noi il progetto che portiamo avanti da anni. Viva Angela Crusti, viva il Futuro e Libertà, viva i nostri giovani, viva Mottola, viva l'Italia! Bene, vi ringrazio e vi ricordo che mercoledì 2 alle ore 21 il Comizio di Futuro e Libertà ospiterà l'onorevole Roberto Menia. Grazie.